Vabbè, queste sono le copertine dei regolamenti. E questi sono i regolamenti di tutte le due competizioni, che sostanzialmente faranno parte di tutta la PIL 4, che inizierà il 6 novembre, e saranno consultabili sempre da tutti. E questa volta, dopo tre edizioni che abbiamo capito, l'abbiamo messi anche in app. Quindi anche in applicazione potrete consultare tutto sempre. Come funziona tutto questo? Su Pokémon, sostanzialmente. Sì. Abbiamo fatto parallelismi a tutto spiano. I giocatori li vedete, li abbiamo già spoilerati, da Atrix, Drod, Thunder, Delmon, Masseo, Ainub, Leo, Mario e Daniele, che giocheranno insieme. Daniele su Kick, ovviamente, Agostini, Nanni, Polly, Viva la Fazza e Yoshi. Anche qui abbiamo le nostre run, che sono 75 run settimanali, abbastanza conosciute, sulla Kaizo, che tu starai per provare, noi diciamo la nuova versione, eccetera eccetera. E anche qui sappiamo che i punti sono determinati in funzione delle sconfitte che faremo dei capi palestra, eccetera. Abbiamo fatto un nuovo completo sistema di punti per ogni singola cosa, sia per le nuove difficoltà, sia per boss che sembravano semplici ma erano un cazzo di massacro, come Jasmine valeva 10 punti, in realtà è stata passata pochissime volte. Adesso tutto vale un punteggio diverso. Anche la Lega ha un punteggio più alto, perché questa versione della Kaizo sembra essere leggermente più difficile. E quindi, sai, già prima era tutto a cazzo di cane, figurati adesso. Prendi un punteggio extra, parai al full clear, più talvolta un premio. Vedi, nella Caverna Unione c'è un MT da poter insegnare, eccetera eccetera. Andando sempre avanti con Pokémon, che abbiamo già appunto spoilerato come funziona anche su Snap, anche qui ci sono i gettoni, ma che funzionano diversamente. Su Pokémon sappiamo che nella Kaizo dei Pokémon sono bannati il cosiddetto Mewtwo, Rayquaza, Slaking, Kyogre, Groudon. Sono i cosiddetti Uber leggendari, che non possono essere usati in quanto troppo forti. Abbiamo quindi pensato nella PIL 3 di inserire i gettoni, che ti permettono di fare una run con questi Pokémon sbroccati, ma al prezzo di guadagnare metà dei punti. Prenderai solo metà dei punti di questa run. Qual è la differenza rispetto alla PIL 3? Il fatto che nella PIL 3 tutti li abbiamo persi al laboratorio. Per evitare che i gettoni siano quello che non devono essere, cioè devono essere contenuto, cioè sono delle run assurde. Io vado da Mattia Atrix e vedo che c'è un Mewtwo della Madonna, me la voglio vedere, perché è surreale vedere la run con solo Mewtwo che batte il gioco. Abbiamo introdotto una regola che mi farà diventare completamente coglione, cioè io verificherò ogni singolo Pokémon sbroccato leggendario che prova al laboratorio, e il gettone sarà considerato speso solo se si passa il lab. Se al lab tu muori, il gettone è perso. Ma io muoio di proposito, mi faccio carico, e sì, lo sto facendo, di verificare ogni leggendario con clip che faranno le community, per assicurarmi che il giocatore non muoia di proposito ai fini di cambiare il Pokémon. L'unica differenza è che, ma quindi io prendo Slaking, è il più forte. Se esci dal laboratorio con Slaking, per tutto il resto della PIL Slaking non lo potrai più usare. Lo stesso vale per Rayquaza, per Mewtwo, eccetera. Quindi sei costretto a fare 5 run con 5 Pokémon sempre diversi. Infine c'è un altro metodo di prendere punti, proprio come Snap, in realtà ce ne sono altri, ma dopo adesso andiamo a vedere quello, ovvero le evoluzioni. Fare delle evoluzioni ti garantisce dei punti extra. Abbiamo ridotto un po', perché nella scorsa PIL si facevano più punti di evoluzioni che di capi palestra, a 40 invece che a 50, però diciamo che c'è qualche piccola cosa. Poi abbiamo introdotto una seconda grotta per fare il cosiddetto cambio Diglett, e al 65, quindi le evoluzioni valgono fino a quel livello. Non è che tu a livello 100 vai nell'erba alta a evolvere i Pokémon. Se il tuo Pokémon ha sorpassato il 65, le evoluzioni non danno più punti. Questo è per Pokémon, sono delle patch, perché in realtà sono cose che abbiamo già visto. La ruota l'avevamo prima fatta nascere da Pokémon, per poi introdurla su Snap con una meccanica molto divertente. Nel caso specifico di Pokémon, invece, saremmo obbligati a far spinare non una, ma due ruote, e una molto bella, come quella che vedete a schermo, bella, verde, con tutti i bonus, e una invece un po' più brutta, ovvero con solo malus. Questa ruota deve essere spinata una volta a settimana e dura per tutta la settimana, a differenza di Snap che ne fai tre, cioè una ruota e che poi vale per tre volte, sì, 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 e basta, qua vale per sempre, e ti dà quella positiva dei grandi bonus. Prendi il doppio di punti dalle evoluzioni, puoi killare un selvatico, cioè puoi livellare, puoi avere diritto a una delle abilità più forti, cioè Huge Power o Pure Power, oppure ognuno di noi ha comprato un leggendario. Tu hai le fatine, mi sa, Mattia. No, tu hai i Registeel. No, io ho gli Iki, sono quelli grossi. È un buon trio il tuo. Tu, per esempio, se lo trovi tutta la settimana puoi usare Regirock e Regice anche. Regice e Registeel che ho già, vabbè, sì. Nella nuova foresta c'è un MT che, se si trova sto bonus, si può usare, oppure la caramella rara, che di solito ci viene data all'uscita dal lab al 6, la possiamo dare su un Pokémon a nostra scelta, quindi un livello in più su un altro. Per bilanciare il fatto che tutto sarebbe bello, bisogna metterci qualcosa di meno bello, e qui vengono incontro i malus, no? A schermo e anche in app, e dopo la vediamo l'app, ovviamente Fantapill, potrete consultare in qualsiasi momento quali sono i bonus e i malus del giocatore. In app lo potete vedere anche, quindi vi connettete, siete al lavoro, vedete che cosa ha spinnato Nanni. Nanni ha spinnato una merda, ti loghi solo per vedere la curiosità.
curiosità di come gestisce, sono questi sei malus. La prima cura di status che trovi la butti, una bacca, un antidoto, si butta via. Un Furestor. Il Furestor l'abbiamo abbiamo schivato. Sì, siamo apposta. Skip mossa ti permette di non imparare la prima mossa di quella run o su qualsiasi Pokémon, tu la devi skippare. Impare per forza. Qualsiasi roba. Se trovi il Godmon allo start e ti impara una mossa God, tu la devi skippare. Come magari al laboratorio ti si evolve il Pokémon, cioè sale al 7, impara una mossa, la skippi, poi quel Pokémon lo cambia, non te ne frega un cazzo. Non c'è MT per Brock e per la Torre Sprout. Questa è pesante. Questa è pesante. Questa fa molto male. Non puoi dare la caramella sul Pokémon di livello 6, ma che se trovi l'altro bonus si compensano. I bonus, okay. Si compensano. Hai fatto un arm neutrale, c'è questa possibilità. Infine ti togliamo il BST più alto tra i tuoi Pokémon che non sia leggendario. Quindi te, Matti, hai un 5. Snorlax. Il mio è Snorlax. Ecco, questo toglierlo, cioè, una settimana. Trovo Snorlax in lab, non lo posso prendere. Esatto. E infine, visto che abbiamo aggiunto questa nuova zona, abbiamo anche pensato di toglierla, ovvero non si può catturare nella Viridian. Perché immagino che a qualcuno è venuto in mente. Sì. Se era comunque la mia scelta, ovviamente, cioè, sì, certamente rimane. Chiaramente rimane. Rimane, no? Certamente, sì, sì. Solo quando si attiva la regola del preferito. La regola del preferito. E questa cosa, inoltre, per renderla ancora più diversa da settimana in settimana, e per farvi vedere a voi, utenti, ancora delle run diverse da ogni giocatore, saremo obbligati, nel caso in cui i bonus e i malus siano gli stessi della settimana prima, a rispinnare la ruota. Quindi non avremo mai due settimane di fila gli stessi malus e gli stessi bonus. Il che significa che si può fare però a settimane alterne. Posso fare per due, poi settimana due skippo, poi di nuovo per due, poi settimana quattro skippo e avanti così. Queste cose non valgono per i versus, come le ruote di Snap non inficiano ovviamente i versus, per ovvie ragioni. Capo, solo un secondo, te lo giuro, un attimo solo. Tutto il mio canale, tutto il mio lavoro qui su YouTube è sponsorizzato direttamente da Mamma NordVPN. Se volete infatti supportare me e avere un servizio necessario per la sicurezza informatica, la possibilità di connettersi a wifi pubblici senza problemi, la possibilità di vedere serie che in Italia non potreste vedere, sottotitolate in lingua originale, quello che volete, con il codice sconto di NordVPN che trovate in descrizione e anche nel primo link, questo lo potete fare. Inoltre, oltre ad avere uno sconto sui due anni, avete anche 4 mesi gratuiti, appunto, se andate a prendere il piano biennale. Approfittane, capo, perché sostieni me e soprattutto te con un servizio veramente tier 1. Ti lascio al video. Vediamo le 12 di Pokémon, che sono dove peraltro ha dato origine a tutto questo. Allo stesso identico modo abbiamo già spiegato il funzionamento. Sono delle cose che è nate perché, a differenza di Snap, quando scegli di farle, dici, boh, vado a fare in culo, vedo, trovo il Pokémon di merda, provo a far la fatica. Sti cazzi, piuttosto di andare da Brock con sto Pokémon che muore, provo a far la fatica con il Caterpie che trovo. Infatti la prima, cioè, proprio... Pokémon non ci puoi partire prima dalla run. La bellezza di Pokémon è che te le trovi all'improvviso e devi scegliere se farle o meno. Diciamo che quelle sono proprio, nascono proprio come sistemo una run fallita, sostanzialmente. Cioè io fallirò perché tanto nell'erba alta non c'è niente di buono per fare Brock, quindi provo a fare un'impresa titanica. Come il re dei vermi, una citazione a un meme fatto nascere da Mario nella scorsa pill, bisogna sconfiggere un Pokémon 540 base stat o più, un Caterpie, Weedle o Wurmple, che sono i Pokémon più deboli della Kaizo intera. Si può fare perché è successo, il fatto è che stiamo parlando di qualcosa che succede una volta nella vita, perché l'unico modo per farlo, ti ricordi la Torre Sprout, Mattia? In cima alla torre ci sono i classici pelati con i Pokémon al 5, sì. Mario la fece così al tempo, con un Caterpie, uccise un Magmortar, l'evoluzione di Magmar, che è un 540, e... Oppure è diventato il re di verde. Lo becchi al lab, full speed e Dragon... Dragon Rage. Sì, anche questo modo, piuttosto improbabile, però può succedere. Non l'ho mai visto io, non ho mai visto. A me è successo di evolvere 3 volte in un Weedle, perché era lo stesso, addirittura ha fatto Weedle, il Caterpie e di nuovo Weedle, perché il cerchio si chiudeva così. Però per dire che è assurda, ma si può fare, ed è quella che vale non di più, ma quasi. Poi abbiamo Kaizo a prima vista, questa è una citazione al ragazzo, un meme più mio, inserito una cosa che riguardasse prettamente me, ovvero sconfiggi Brock con uno dei preferiti di questo ragazzo, che lascerò perdere la citazione a casa a prima vista, sono di Pokémon quasi tutti di merda. E lasciamo stare i preferiti. Esatto, i preferiti fanno cagare anche a casa a prima vista. Non ci va molto distante, però lui intervistandolo mi ha detto, guarda, io giocavo alla Kaizo, in real time gli è entrato in casa e lui stava giocando alla Kaizo. Sì, sì, bellissimo. Ha lasciato aperto lo schermo e gli ho chiesto, senti, quali sono i tuoi preferiti? Dimmeli, ci facciamo una fatica. Infatti, la fatica è dedicata a Fabio, che ha fatto questa impresa prendendo per il culo sostanzialmente così. Poi questi Pokémon fanno schifo alla merda, fanno tutti cagare, però questo è un altro discorso. Poi a Fatiha, è una citazione a Matteo Agostini, che di solito è sempre stato il re del bosco. In questo caso lo deve dimostrare lui o chiunque voglia, sconfiggendo tutti i trainer nel bosco, compreso il cosiddetto killer, ti ricorderai quello matto, senza mai andare al centro Pokémon o parlare con Poli, che è un... con te, che ho visto che ci stai, sì, ho visto, per accelerare i tempi. Qua ragazzi serve Dragon Rage, che finalmente in questa pill torna buona. Serve un Pokémon buono, servono cure e serve
serve anche un elisir. Si fa perché si fa, ma stai mandando a troia la run, questo devi saperlo, stai compromettendo tanto tanto la run. Tanti punti, 350. Cioè, esatto, corrisponde a un quinto di run. Out of lab ne so 20, qua siamo già... Tu stai volontariamente perdendo un Pokémon buono con strumenti buoni. Oppure il Pokémon è una merda ma ha Dragon Rage. No, Mewtwo era il mio ultimo Pokémon. E fai il fulcriere della grotta celeste senza mai usare uno strumento. C'è una nuova dungeon enorme, gigante, che cita appunto la grotta celeste dove si trova Mewtwo nei giochi Pokémon. Complessivo di circa 13 trainer anche a mid game. Però dove sei abbastanza livellato. Vale solo 200 punti perché si fa. Sei un Pokémon buono, dovrai un po' gridare, dire ma non mi curo perché quindi magari qualcuno morirà. Però si fa. Vatro! Vatro, una citazione a Diego che nella pill 2 ha fatto questa fatica mille volte. Sconfiggi il secondo e il terzo pigliamosche complessivi di 2 e 2 Pokémon usando solo mosse one hit che io. Puro gelo, abisso e horn drill. Devi sculare, devi vincere 4-30%. Oppure con gli elisir PP max. Devi qualche PP max perché se no. Esatto. Io ho visto fallirne 16 di abissi. Però può succedere anche che hittino 16 volte di fila. E sono punti gratuiti perché sono 350 punti. Per tentare di, invece di buttare la run, vado da Brocco con un po' di merda. Ci provo. E se può tranquillamente fare. Eccola un po' più qui. Immancabile questa qua. Vabbè. Ma ti piace questa? Questa quella volta l'ha fatta una sola persona. Sì. L'ha fatta una persona ed era il Masseo. Sì. E poi in centro a questo scandalo mediatico di si sa se ha scriptato, non si sa. Però quella volta deve aver scriptato perché io non posso credere che lui sia riuscito a sconfiggere 2 trainer. E quindi se quella volta ha scriptato, io voglio vedere cosa si inventerà, chi la farà questa volta, perché i trainer passano da 2 a 3 e i punti diventano 1002. Come hai detto te, basta Shedinja veloce con Dragon Rage. Io in 4 pill sì. Non l'ho mai visto. Sai che non ho mai visto anch'io uno Shedinja con Dragon Rage? Ma è assurdo. Però magari un giorno veloce, perché sì. Se non è veloce è morto. Soprattutto devi avere 0 in difesa e tanto in velocità, perché obiettivamente come ricordiamo, perché magari non tutti lo conoscono, Sheninja è un Pokémon che ha 1 HP ma grazie all'abilità dice che può essere ucciso solo da mosse che sono super efficaci, che sono fuoco, buio, ma tutte me le ricordo. Però insomma è il counter di solito lui, cioè hai sempre il timore che arrivi. Mi ricordo la tua run con Lanturn dove equipa grandine pur di ucciderlo. Ho preso Ail per ammazzare, pure se lo trovi contro è male, perché però questa cosa ti costringe a togliere una mossa buona per sì avere però un cover a Sheninja, perché altrimenti sarebbe finito. Basta non trovarlo, no? C'è un'abilità che permette ai Pokémon di avere solo mosse normali, sì, ovvero Normalize. Basta non trovarlo, e ovviamente il riferimento è a Pokémon Spettro, perché se tu hai Normalize il Pokémon Spettro non lo puoi colpire in alcun modo, sarà sempre lui a ucciderti e tu solamente a subire i suoi colpi. Però se tu per caso trovi un Pokémon con Normalize, decidi di fare la follia di trastarlo, spererai di arrivare fino ad Brock per poi passarlo e dire vabbè il suo lavoro lo ha fatto. Puoi anche fare è possibile prendere Normalize tramite l'abilità o mosse, quindi sai ti copio l'abilità perché sai che se lui ti fa una mossa fuoco e tu sei debole ma non senti il suono della debolezza, vuol dire che lui c'ha Normalize. Potresti pensare di copiargli l'abilità tramite le varie mosse che ci sono, la copi, sconfiggo Brock e il mio gioco l'ho fatto. Succederà poche volte però almeno può accadere. Come sempre è un modo per aggiuntivo di salvare una run quando purtroppo Normalize entra e ovviamente fa cacare. Altre 6 fatiche della seconda parte. Anche qui ho citato qualcuno del mondo della Kaizo Iron Man. Fino a Risica, sconfitto il primo Pokémon dell'ultimo pelato, li ho chiamati così, della Torre Sprout, fai Perish Song e poi sconfiggi il trainer. Dato che è una mossa che tanto ci piace, ho detto ma sai che sarebbe bello usarla Perish Song per una volta. La bello, usi bello, ti Perish metti Song il conto alla rovescia e devi anche uscirne. Se ce la fai, tante belle cose, 500 punti per te. Però se c'è chi non risica, c'è anche chi non rosica, ovvero ogni tanto noi muoriamo e per una volta saremo felici di morire. Vieni one shottato da Mancounter, Mirror Coat, Destiny Bond dall'ultimo pelato. Lui, esclusivamente lui, ti deve shottare. E se lo fa, dai, perché sono 500 bombe morire in questo modo. Sì. Ovviamente sì, one shottato si intende morirci da quella mossa. Se lui te la fa e ti fa 50 danni, sei morto lo stesso, chiaramente. Cioè devi morire da quella mossa. Devi Destiny Bond con quella mossa non fa danno, però vieni one shottato per definizione, no? Diciamo. Contenuto ottenuto. Dato che la grotta Diglett è il modo, credo, migliore della Kaizo di fare content, cioè che fai? Non lo cambi? Che fai? Non cambi il Pokémon, è una merda, cambialo Poli, cambialo. Lo cambi nella prima grotta e che fai? Non lo cambi la seconda volta? Sì. Cambi la seconda volta e poi devi sconfiggerci una palestra, che è una palestra non facilissima, ma comunque. Regà, io questa è la fatica per il contenuto, per me questa fatica poteva dare 10.000 o 1. Per me questa è la definizione di bro, lui l'ha fatta. A me arrivano in chat, arriveranno da te. Sì, Nanni l'ha fatta, il Fazzone l'ha fatta e io sarò contento. Scambia Erika. Primo scambio
si fa ed è molto worth. Ricorda che la grotta ha senso perché ti dà un Pokémon 4 livelli sopra. Due volte hai un Pokémon 8 livelli sopra. E il problema è che se quel Pokémon è randomico, è una merda. Tu non lo sai qual è e lo scoprirai solo quando entrerai nella prima o nella seconda grotta. E poi può evolversi, non sai le sue statistiche, ha 0 IV. È un macello, è un macello. La palestra di Erika è la quinta, se non sbaglio. Quindi tu appena finisci la quarta vai alla quinta e devi affrontarla. In bocca al lupo, capo, però te la meriteresti. Per la prima volta ho detto: senti, mi sono rotto il cazzo di fare i numeri tondi, facciamo un 399. Qui una citazione cringe come la merda. Massimo 399esimo meridio, sconfiggi Brock con un 399 BST o meno. Questa è una fatica peraltro molto bella che c'era nella pill 2, dove c'eri anche te, e che sinceramente è molto bella. Sableye, ti spinge... no? Mi ricordo che Mario lo fece con Sableye. Sableye, porca Sableye, troia. Sì. Con Bull Cap, però sai quel bello che Huge Power, la mossa che raddoppia l'attacco, è legit in questo, è legit per i Pokémon meno di 400. Meno di, sì. Quindi sai, e poi un'altra cosa che dico, ma ricordo che essendo nella Kaizu 2.0 questa cosa vale sempre: se un Pokémon si evolve in uno con abilità bannate, è meglio chi, di dirlo a te che ti è successo, è legit il Pokémon, lo puoi usare. E fino una citazione a Frank, che te non sei fuori da questa meccanica, ma c'è stata un piccolo, una piccola particolarità. No, c'è chi ha sostenuto che una persona che ha streamato fosse sospetto il modo in cui trovasse i Pokémon. Per me è assurdo, perché tutto è a caso e tutto può succedere. Però il pattern che si era visto, che poi è diventato un meme, leggendario e quindi non li puoi prendere, laboratorio, e il terzo, fatalità, Dragon Rage. Successo due volte, quindi per questo, visto che è successo due volte, chissà quante altre volte la gente deve vederci il marcio. Gli ho dedicato quindi una fatica, cioè sconfiggi l'ultimo pelato della torre avendo Dragon Rage e non usandola mai. Vabbè. Quindi tu esci dal rivale, ok, e poi non usi mai Dragon Rage. Quindi per una volta Dragon Rage sarà bella averla, però per questa volta dovrai deliberatamente scegliere. A partire dallo scontro col rivale tu non puoi uccidere il rivale con Dragon Rage. A partire dallo scontro col rivale non la puoi usare. Però c'è un buff: se tu la impari a livello 15, le dico, la metto dentro e tu non l'hai mai usata perché non ce l'avevi. Sicché la butti dentro il moveset, o la impari al 20, la butti dentro il moveset e poi uccidi lui. E poi deve andare l'ultimo pelato. L'importante è che quando tu sconfigga lui tu abbia Dragon Rage e tu non abbia mai usato quella mossa. Queste sono le 12 che, come per Marvel Snap dicevi anche tu prima, shifteranno in altre 12 a metà pill. Dopo le 3 settimane cambieremo per dare una boccata di aria fresca. Andiamo più sul concreto. Entriamo sempre più dentro, raga. Allo stesso modo vale per Pokémon, ovvero avremo i nostri versus, ma questa volta abbiamo cambiato anche qui qualcosa. Abbiamo creato una ROM apposta. E dico, ma lo so, per i versus. Dedicata apposta per i versus, e con punteggio per ogni trainer sconfitto e non più per la run lunga. La run infatti terminerà molto presto, è una run che ha due palestre sostanzialmente, due palestre e mezzo, in modo tale da velocizzare il contenuto e non far sì che uno stia lì a brainstormare, può andare dritto e via. Meno zone di scouting, più semplici, più diretta. I giocatori non si devono preoccupare di ma faccio questo perché i punteggi li avranno, i punteggi li darà la Matrix, quindi non dovranno in alcun modo preoccuparsi di mettere i punti. Faremo tutto, faranno loro, perché io sarò uno dei caster ovviamente. E in più, durante i versus, le fatiche che conosciamo non valgono più. Ne ho create 5 apposta, che valgono tutte lo stesso punteggio, che sono 50 punti a fatica, e sono delle piccole cosine che magari sei portato a voler fare. Cioè fai evolvere un Pokémon, ma non tramite amicizia, sconfiggi un Pokémon con 670 vistat e quelle 5 che vedete. Sono cose che accadono abbastanza comunemente, e la particolarità è che una fatica da 50 punti, sconfiggere i trainer ne dà 5. Considerare quando e se poter fare una fatica ha senso, ovviamente. Le carte non funzioneranno. Sapete che su Pokémon c'è una meccanica differente su Snap, cioè ci possono trovare le carte, anche perché la ROM è diversa, quindi fisicamente non le troverete. Però, insomma, c'è una meccanica un po' particolare. Inoltre, le run saranno una ventina, e a differenza di Snap, che si vince un punteggio fisso, cioè 500 punti, qui si vince il punteggio che ha fatto l'altro. Non glielo si ruba, per evitare che ti disintegri la settimana. Non gli posso, lui ha fatto 1000, io gli rubo 1000, perché lo stai massacrando. No, lo distruggi. Ma prendi anche quello che ha fatto lui, quindi chi vince il versus ha un importante vantaggio, come se avesse fatto 20 run in più quella settimana. Quindi il vincitore deve tryhardare tutti gli effetti, per quello che si può tryhardare ovviamente nella Kaizu. Io direi di concentrarci e iniziare ad andare verso un punto comune, che tra poco saranno le carte, ma l'applicazione Fantapill. L'app Fantapill, che per chi mi segue, me, Pokémon, l'ha già vista mille altre volte. Parlo per gli snapper e poi integrerai tu, Mattia. Avete presente il fantacalcio? Cioè voi prendete i vostri calciatori e fate il fantacalcio con le altre persone? È uguale, ma sulla pill. Voi comprerete, e adesso la mostrerò anche, perché l'app è pronta ma verrà rilasciata entro qualche giorno, uno o due giorni dovrebbe essere pronta. Avrete questa applicazione gratuita, non c'è un cazzo, zero sponsor, zero, siamo coglioni, non abbiamo monetizzato una sega, perché non siamo... lasciate perdere.
e potrete comprare. Se c'è qualcuno, ma all'ultimo momento lo mettiamo dentro, c'è ancora spazio. Il progetto, ma sì, ma guarda, se volete, è tutto libero, lo spazio sponsor, tirate tutto fuori, libero. Volete il vostro logo? Lo ficchiamo. C'è Nanni che ha scritto idocrop, giustamente. Va detto. Vabbè, come funziona la Fantapill? Voi la scaricate, in realtà questi video, che sia per Pokémon che per Snap, saranno su YouTube, tutti la scaricheranno, sebbene è aggiornata a quella della Pill 3. Va bene, se la scaricate e non vi fa accedere, arriverà un aggiornamento tra domenica e lunedì che vi permetterà di comprare gli streamer. A che prezzo, in che modo, lo vediamo tutto tra poco quando vi svelo completamente l'app. Quello che dico è, l'applicazione è ottima per seguire la competizione. Vi dà tanto, perché ci sono anche c'è la voglia di vedere gli streamer, ho tifato Atrix, a che punteggio è, quando è il versus, eccetera. Ma ci sono una cosa che lascio parlare Mattia, che è più esperto di me, ovvero le bet. Scommesse in app. Infatti abbiamo deciso, soprattutto per la presenza di Snap, no? E per questa ludopatia che veramente aleggia ovunque, soprattutto qua su Twitch, di mettere le bet. Le scommesse sono delle vere e proprie scommesse, cioè tu puoi avere la possibilità di bettare, ovviamente quanto tu vuoi o entro un certo limite, no? Sì, sono dei limiti, però, abbiamo fissato, perché sennò la gente va a fondere. Non devi andare rotto, anche perché non è che viene rotto te, rompi tutto il sistema. Già. Perché magari uno non ne frega un cazzo, betta tutto e poi c'ha un distacco con gli altri, esatto. No? Che poi sono costretti a bettare. No, c'è ovviamente un pot limit, chiamano così. E tu puoi bettare direttamente dall'app. C'è quindi un versus, dico l'unico che ho già svelato, io contro Zano, versus di Marvel Snap. Tu puoi quindi bettare per la mia vittoria o quella di Zano. E se vinci, cioè se vinco io e hai bettato me, in Fantapill verranno attribuiti i punti che tu hai fatto in base a quanto hai bettato. Quale? Allora, preciso una risposta, perché la prima domanda è stata: bet uguale soldi? No, no. Le bet, no, nonostante quello che abbia fatto passare Mattia qualche volta, e anche se con Tinder ci ha anche ripreso dicendo: ma in app ci sono le scommesse a soldi? No. E lui mi ha detto: peccato, perché avrei scommesso. Sarebbe stato bello una partnership con la Snipe. Io l'avrei amorata questa cosa. Lui mi ha fisicamente detto, ti giuro, mi ha detto: peccato, perché io avrei speso dei soldi per farla. Però no, per fare sì che l'app sia legale, non si possono spendere soldi. Non avete se volete voi sotto banco. Uno magari fa un piccolo bookmaker. Io non incentivo la ludopatia, mi distacco dall'altro organismo. Se uno vuole nominarsi come tipo Barbacast, il bookmaker della Pill, date i soldi a lui, lui fa le prendo quote. Totalmente le distanze da questa cosa. È illegale, è molto illegale. Proprio incentivando la ludopatia, il gioco d'azzardo, non ci permetteremo mai. Facendo, no. Cosa che nessuno ha mai fatto, nessuno ha mai creato una lega dicendo: il primo della mia lega vince 5 sub. Non l'ha mai fatto nessuno e non si può fare questa cosa. Non si fa. Vedete voi. Comunque le bet, proprio perché stiamo parlando su Twitch, anche se poi i video saranno anche su YouTube, funzionano esattamente come quelle di Twitch, ovvero in base alla bet che partirà e sarà pubblico a tutti voi quando arriverà una bet tramite le live che seguite, partirà un alert specifico nei canali di e anche in app, credetemi sarà difficile non vederlo, potrete bettare in funzione di quanto bettate, la barra del moltiplicatore aumenta o diminuisce in funzione della bilancia. Atris contro Zano magari è bilanciata, mentre quella che il versus che sveleremo tra poco, sempre della prima settimana, probabilmente penderà più da una magari parte. Pende più da una parte, sì. E il motivo per cui pende più da una parte non è quello che magari uno può pensare, bensì il fatto che la gente spenderà i punti da una parte, e quindi chi sta più in alto nel piatto della bilancia avrà un moltiplicatore 1-3, 1-40 e farà gola. Ma che fai, non ce li butti 50 punti su? Hai capito, inserire il nome? E questa è la bella cosa. E sono le quote calcistiche. Però mentre le quote calcistiche, tipo gioca Juventus contro Cittadella, no, scusate, non so fan, però è normale che se vai alla SNAI la quota della Cittadella sarà una quota maggiore. E certo, per le partite della Fantapill le quote le scegliete voi in base a quanto voi votate un content creator. Andate a maggiorare la quota di quello che è votato meno, in modo che dici: vabbè, 50 punti su quello quotato 10 ce li metto, perché vincete molto di più. Esattamente. Per esempio, io credo che la maggior parte di chi ci segue in chat a noi abbia milioni o centinaia di migliaia di punti, sia proprio perché nel momento in cui, ma figurati se Pokémon esce dal lab, ecco, su Snap, figurati se vince, e però ha vinto e ha sbilanciato io tutto. Io penso che c'è quanto. Gente che abbia milioni di punti, ma esattamente è quello. E quindi sostanzialmente abbiamo veramente questo sistema che vi inviterà a giocare, perché avere i punti della Fantapill sono gli stessi che vi danno la squadra che scegliete. Scegliete di comprare Atrix, Nanni, Ciccio Gamer, li scegliete, li comprate, alla fine della settimana in base al loro rendimento prendete dei punti. Più noi facciamo bene, più voi prendete punti e che potete vendere, eccetera. Io dico solo un lato tecnico, ovvero per evitare che letteralmente dalla prima settimana di gioco tutto vada completamente a puttane, abbiamo messo qualche limite. Entro un tot di punti se ne può
spendere un determinato quantitativo, quando se ne ha un tot di più un altro quantitativo, e quando se ne ha molti un altro quantitativo, per evitare che già dalla prima settimana ti sia già definito il vincitore. È perché sennò veramente uno va all in, va e vince, cioè. Esattamente, becca la quota impossibile e vince. L'app, ribadisco ancora, vi sfido a trovare un modo di spenderci soldi sopra, perché non è possibile spendere soldi, non è possibile guadagnare soldi per voi, non si possono fare nulla, ci sono le leghe, molto altro, ma quello lo riteniamo o per la fine, anche dopo aver rivelato le belle bombe, sì, oppure poco prima, sì, che faccio vedere l'app, che ho già visto Mattia ed è rimasto anche, sì, lui, sì, di stucco. Bellissimo. Le carte su Pokémon le abbiamo cambiate rispetto alla PIL 3, ovviamente tra poco vedremo anche il loro artwork, per cui abbiamo preparato una piccola chicca, la Matrix ha preparato una piccola chicca, e Jack Murkrow, che ringraziamo Raffaele, che ha fatto le 4 di notte sti giorni per preparare quello che stiamo vedendo, sono carte progressive, ovvero le carte avranno 3 livelli, livello 1, 100 punti, livello 2, 200 punti, livello 3, 400 punti. In app sarà facilissimo capire a che punto è lo streamer che seguite o che avete comprato in base alla sua progressione delle carte, e appunto valgono ognuno un livello maggiorato. La prima volta che fai la carta, per esempio ricerca coleottero, trovo un coleottero nella Viridian Forest, molto facile, si fa, prendi 100 punti. Per quella run tu non puoi più fare quella carta, per evitare che tu la faccia subito, no? Per quella run quella carta è disabilitata. Ne fai un'altra subito dopo, trovi 2 coleotteri, fai il livello argento, 200 punti. Altra run dopo ne trovi 3, bella, 400 punti per te, per un totale di 700 per una carta. Questo sono tutte le carte, ve le faccio vedere al volo, quindi trovo un coleottero, poi 2, poi 3. Ovviamente adesso capiremo anche il perché si chiamano in questo modo, ricerca e poi i frutti, le vedremo tra poco. Laboratorio livello mega, ultra e master, affronta un Pokémon 550 base stat al lab, penso che succederà il primo giorno, 600 succederà il primo giorno, 670 succede al secondo giorno, quindi vabbè, siamo massimo, sì, dipende quante run fai in un giorno. Anche questo fattibile, le carte diciamo che sono cose che trovi più che fai, non è che scegli di farle, le trovi, come le carte, l'idea era proprio apri il pacchetto e chissà cosa succede. Poi abbiamo l'origine del male, trova un Pokémon normale dalla palestra di Chiara, che lei avrebbe appunto la palestra normale, poi 2 e poi 3. Poi abbiamo la torre, il sole e il carro, che ricordano un po' forse delle carte che già conoscete, che sono trova un Pokémon 580 più nella torre bruciata, poi trovane 2 e poi trovane 3. Una citazione alla vecchia PIL dove bisognava trovare i cani leggendari in quella torre di merda, l'unica carta che non ho fatto. Ho tutto meglio ora. Cazzo. Va bene? No, perché mi ha ammazzato quella cosa là. Poi abbiamo premonizione 7 The Matrix, trova un Pokémon di tipo fuoco, uno di tipo buio e uno di tipo fuoco buio. Perché come sempre si cita, e questo lo faremo per Snap come per Pokémon, il vincitore della scorsa PIL. Sì. Il vincitore della scorsa PIL è stato colui che non partecipa in questa, peraltro, vero Creepy, vincendo in primis con Charizard, poi con Absol e poi con Houndoom. Quindi fuoco buio e fuoco buio. Va trovato il Pokémon, non serve nemmeno catturarlo. Se tu trovi Charmander, fai la carta, poi trovi buio, fai la carta, e poi devi trovare esattamente Houndoom o Houndoom. Sono pochissimi Pokémon fuoco buio. Però è anche il livello più difficile della carta. Mica te la possiamo prendi anche un sacco dei punti in più. Esattamente. Poi abbiamo dei nomi un po' strani. Cioè abbiamo Blaziken, Yandile e Ledial. E si capirà molto meglio quando li vediamo tra pochi minuti. A fronte sconfiggi il primo, pigliamo che con uno starter fuoco. Poi lo stesso modo acqua. E poi lo stesso modo erba. Capiremo tra poco il perché questi nomi. Poi abbiamo Tullis 0823 evolvi un Pokémon in uno che ha 460 BST, in uno che ha 500 più BST e poi in uno che ne ha 540 più. Si possono fare tutte anche queste carte. Poi abbiamo PIL 1, PIL 2, PIL 3, che per citare quelle che sono state le tradizioni precedenti, vincere con il Pokémon che le rappresentava, Norlax scelto da me nell'edizione 1, Ariama scelto da Turna nell'edizione 2, Arcanine scelto da Budi sotto mia minaccia personale, perché voleva scegliere un Pokémon di merda e gli ho detto: Budi, non lo sceglierai, Mac del cazzo, scegli Arcanine e stai zitto. Beh, infine abbiamo la discesa al fondo e la tana, trova Slowpoke nel pozzo Slowpoke, trova Slowbro nel pozzo Slowpoke e trova Slowking. Lì significa in tutto il dungeon, in un momento di tutto il dungeon, selvatici, allenatori, in qualsiasi momento si può trovare quel Pokémon. E infine abbiamo le ultra rare. Le ultra rare sono 5 carte che quando succederanno mi auguro che nelle chat degli altri giocatori si andrà a riversare pubblico a dire porca ma l'ha fatta. Sono 5 carte che valgono 500 punti l'una e sono le seguenti: il grande re del mare trova un leggendario misterioso al posto di Gyarados Shiny, quindi c'è Shiny lei, un Pokémon, deve essere un leggendario, mi è successo 2 volte, l'ho visto succedere. Poi abbiamo Rockman, da Brock, ricordo che non c'è più Falkner ma Brock, trova Onix o Geodude, specificatamente Onix o Geodude, nel suo scontro. Poi Nina, la palestra nuova che sostituisce un'altra palestra e trova esattamente uno dei suoi Pokémon della squadra originale, cioè Gengar, Arbok, Mach, Weezing o Crobat. Poi Feb 6, che è la nata di nascita peraltro di Mewtwo, trova Mewtwo durante uno degli scontri nella Grotta Celeste, è presente, no? C'è la grotta nuova.
È la grotta di Mewtwo, sì. Uno di loro deve avere Mewtwo. In bocca al lupo, perché è comunque uno su 451. E infine, il grande re del cielo, come abbiamo quello del mare, ovvero quando affronti Lance, lui deve avere o un drago o un leggendario misterioso. Per chi non sapesse chi è Lance, è il campione della Lega. Non solo dovete devi arrivarci, capito? Cioè, arrivarci, poi devi anche scularemi, perché teoricamente non è sculare. Se c'è un 580, un 680, stai per morire, però devi sculare che lui abbia uno dei Pokémon più forti del gioco. Se ce l'ha, è in bocca al lupo. Però c'è una piccolissima particolarità, cioè Lance lo affronti un'altra volta. Più che affronti, lo incontri, ed è quando sei nel Team Rocket nel nascondiglio. Sì, e lui ha un Pokémon. Se quel Pokémon è un drago, tu l'hai trovata. Quindi non dovrai trovarlo poi alla Lega. Però sì, penso non succederà mai. Se succede, è impossibile. 100% script. Farei vedere il libro, perché abbiamo parlato delle carte. Mostrerei gli artwork di queste carte, che sono stati disegnati tutti da Tullis. E adesso mostriamo una piccola una piccola cosa, perché quale modo migliore di svelare delle carte se non con un artbook? Che posso dire la prima bomba? La prima va detta, forse questa non la sai nemmeno te. Il vincitore della pill avrà questo artbook reale, rilegato in pelle, stampato nero su bianco. E il vincitore della pill di Pokémon avrà questo, oltre a tanto altro. Ma tranquilli che per voi utenti in chat c'è tutto e di più, soprattutto per Snap. Però ci arriviamo tra pochissimi istanti. Allora, questo artbook comprende tutte le illustrazioni e anche delle piccole lore, se vogliamo, e le carte che sono state disegnate e scritte. E direi di partire fin da subito. Abbiamo le 9 prime pagine con le carte progressive. Quelle che abbiamo già parlato adesso, quindi già le... magari non ve le ricordate tutte, ma sappiamo come si fanno, ma non vediamo come sono. Le 5 ultra rare e infine le soul, che parleremo tra poco quando arriveremo, che comprende di nuovo Snap. Andiamo a vederle. Ovviamente ogni pagina è dedicata a una singola carta. Abbiamo le carte, non starò a leggervi la lore, vi lascio a voi leggervela con tutte le citazioni. Questa è la carta che dicevo poc'anzi, ovvero di trovare prima un coleottero, poi due e poi alla fine poi ovviamente tutti e tre. Infatti, se notate, merda, è veramente una merda comunque. Sì, effettivamente fare lo zoom non però va pagata, no? Infatti non lo paghiamo. Vediamo, poi vediamo. Lì in fondo c'è un pigliamosche che dopo aver studiato per mesi e mesi come trovare questi coleotteri, li trova e finalmente fa tutte le citazioni. Tranquilli che della ricerca all'interno di dell'app tutte queste saranno full screen e le vedremo anche tra poco all'interno dell'app stessa, che c'ho. Dai, leggiamo queste e basta. Dai. Ho visto un Metapod, sai, era bellissimo, deciso da grande sarà un pigliamosche. Poi lui più grande qualche mese dopo che dice: caro GDario, Gennaro mi sta facendo soffrire, mi prende sempre in giro quando gli parlo della mia passione. Sai, lui dice che sono deboli ma non mi interessa, mi piacciono ovviamente i coleotteri. Infatti prima ho visto un Kakuna. E infine, caro Diario, quanto tempo è passato? 15 anni dopo, di più in realtà. Che bello è stato rileggerti, sì. Si è realizzato i sogni che avevo da bambino, anzi ho fatto di più. Sono il capo palestra di Austropoli, che è Bugsy, ovviamente. Tornare a Biancaville è sempre bello, ora però devo andare che abbiamo scoperto un nuovo Pokémon con le 8, fortissimo, devo indagare. E ovviamente è Genesect, per chi non l'avesse capito. Sì, non l'avevo capito, è un Pokémon con le 8. Poi abbiamo la scelta, che era quella che dicevo prima, di trovare i Pokémon sempre più crescenti, quindi prima un 550, poi un 600, poi un 670, infatti abbiamo Arcanine, Tiranita e Giratina, che li rappresentano al meglio. Poi next, e ribadisco, poi le vediamo meglio in app, che sono zoomate, perché qua purtroppo si vedono meno. Abbiamo quella dell'evoluzione, quindi prima Tiranitar in questo caso Rampardos, non mi ricordo mai come si chiama lui, Cranidos, Riolu in Infernape, che è un'evoluzione più alta. E infine abbiamo lì in fondo, in basso, un Dragonair che diventa Garchomp, quindi l'evoluzione ancora più grossa. A fianco abbiamo le Tarocche, esatto, i Tarocchi che abbiamo visto prima, no? La torre, eccetera, facevano ovviamente quello come riferimento. Abbiamo prima trovane uno, poi trovane due e poi trovali tutti e tre, no? I 580 in più. Quindi belle anche queste, sottolineo, poi le vediamo meglio nel dettaglio. Queste è molto più mostriamo, però ovviamente ribadisco, le vediamo meglio in app tra poco. E comunque tutti voi le potrete consultare, ogni singola carta, in ogni singolo secondo, dall'applicazione, appena viene disponibile tra qualche giorno. Poi abbiamo premonizioni, quindi qua vengono citati addirittura i Maya. Abbiamo queste erano belle lunghe. Abbiamo appunto il come, in questo caso Creepy ha vinto la sua Kaizu, prima Charizard, poi Absol e poi Houndoom. Quindi abbiamo appunto tutte le immagini che rappresentano i tre Pokémon che andremo a cercare in queste. Abbiamo dall'altra parte i Digimon Suta, che sono un mix tra i Pokémon e i Digimon, di proposito, questo è proprio un termine giapponese inventato apposta per queste bestie, e sono fusioni di Pokémon e Pokémon, ovvero Blaziken ed Heracross nella prima, poi abbiamo Totodile e Libellula di merda, e poi sotto un'altra Libellula e appunto il signor Grovyle. Perché? Con i coleotteri, perché ricordo sempre starter di fuoco contro coleottero, starter d'acqua contro coleottero, starter d'erba contro coleottero. Nel specifico le vedremo tra poco a full schermo. Qui abbiamo per esempio lei, che faccio notare, la luna non è la luna classica,
classica è l'energia normale dei Pokémon, ok? Che bacia, che trova per la prima volta il suo primo Pokémon normale, infatti è trova un Pokémon normale, poi per la seconda volta ne trova due e un pochino qualcosa va storto, visto che vede che dall'altra parte c'è qualcosa di brutto, che è una sua controparte un po' malvagia, e dall'altra parte ancora abbiamo lei che è completamente flippata di testa, e purtroppo non riesco a farla vedere, con tutti i Pokémon normali completamente deliranti, corrotta dal casino e dalla testa che è andata tutto a puttane per questi Pokémon normali. Ultima progressiva sono appunto non è ultima, c'è un'altra pagina, i tre Slow Evolution, sono Slowpoke, Slowbro e Slowking, tutti e tre come sempre con citazione al Team Rocket, perché dove è invaso diciamo appunto dal Team Rocket quelle grotte, e abbiamo in fondo loro che sono tutti i team, poi appunto la scala del pozzo, e la scala del pozzo la prima volta che ci vai quando il Team Rocket è pochino, se vogliamo. Next abbiamo ovviamente le medaglie che ha realizzato Bertra per la PIL 1, 2 e 3, ovvero la medaglia della Poly Iron League 1, Poly Iron League 2, Poly Iron League 3, e in arrivo, se notate, c'è anche la quarta, no? Queste sono proprio le medaglie che hanno vinto i giocatori nelle scorse PIL, tranne Creepy, la sua è andata persa dalle Poste Italiane. Allaghi. Ma ne frega un cazzo. Stigati. Abbiamo leggermente più zoom, e qui me lo prendo tutto, per le ultra rare. Belle. Queste abbiamo appunto il Re del Mare, quindi trova uno Shiny al posto di Gyarados. Sì. Parlando di una carta, cioè, ragazzi, per me questa è al pari di una carta disegnata veramente da Pokémon Company, che non c'ha veramente senso. E quindi la prima ultra rara è il Re del Mare. Poi abbiamo, come ho detto prima, il signor Brock. Faccio notare la palestra di Brock con Onix e Geodude di fronte. Bella. Anche questa full screen, dove bisogna trovare per l'appunto sia Geodude che Onix, o Geodude Onix nel suo scontro. E anche questa ultra rara, quindi vederla colorata non capiterà spesso durante la pill. Ho visto Nina volare. Ancora una volta bisogna trovare dei Pokémon da un capopalestra. In questo caso sono i suoi quattro, e sfido a tutti a trovare tutti e quattro i Pokémon, perché è facile vedere Weezing, facile vedere Gengar, facile vedere Crobat, ma ne manca uno. Sono cinque, scusami. Arbok, ne manca uno. Arbok è il quinto, lo sai che non riesco a vederlo manco io. Quinto è questo Melma, che è Mac. La Mac. Sono i due occhi. Sono i due occhi. Mac è la Melma, sì. È la Melma, dove lei cammina, visto che lei è la capo palestra di tipo veleno. Ultime due Soul, che abbiamo per l'appunto Mewtwo nascosto e trovato e nato appunto il 6 febbraio, quindi dietro la roccia dove lui tiene nella grotta celeste. E infine quella di Lance, con uno dei draghi forse più iconici di tutti, ovvero Rayquaza, che è forse uno dei leggendari peraltro più belli di sto cazzo di gioco Pokémon di merda. Lui e Lance peraltro anche un po' quasi Dragon Ballesche, se vogliamo, quasi si potrebbe quasi dire. Queste sono le 5, quindi Soul, le 5 ultra rare, e poi prima avete visto le cose. Poi quando aprirò l'app si vedono meglio. Però adesso finalmente si torna a parlare di Snap con la meccanica delle carte Soul, e io prima di girare a pagina lascio a te introdurre cosa sono. Allora, visto e considerato che non vogliamo, ragazzi, che siano due competizioni completamente splittate, cioè non vogliamo che siano solamente parallele e basta, vogliamo che queste competizioni abbiano dei punti d'incontro, e per creare questi punti d'incontro, visto che sono due giochi completamente diversi, metteremo incontro, quindi legheremo le anime, nel quale appunto esce la carta Soul, due giocatori di ogni competizione. Quindi ogni giocatore di Snap verrà collegato con un giocatore di Pokémon, e entrambi avranno una quest da fare, che può essere più o meno difficile nei giochi nel quale gareggiano. Quindi un giocatore di Snap dovrà completare una quest su Snap, un giocatore di Pokémon dovrà completare una quest di Pokémon. Le quest, le vedrete, saranno difficili. Nel momento in cui entrambi i giocatori avranno completato la loro quest, l'anima li legherà e prenderanno un punteggio. 500 punti a testa. 500 punti. Che sono equivalenti. Se una persona fa la quest ma non riesce a legarsi con l'altro perché non la completa, nessuno dei due ovviamente prenderà un punteggio. E quindi lì speriamo che parta un piccolo flame. Ma sì, ma è come ho fatto io con Meliodor. È stato l'unico a non farmi fare la carta Soul. Qui abbiamo appunto le carte Soul. Le carte Soul. Allora, noi ne abbiamo una che, Mattia, devi sapere, non abbiamo neanche visto nemmeno noi. Neanche io. Sì, l'abbiamo fatta apposta. Non l'abbiamo vista, perché la vedremo insieme a voi. Mentre ci sarà una Soul che legherà, già l'intravedete, due giocatori, i tre organizzatori dell'evento avranno una Soul che collegherà noi tre. Quindi noi abbiamo, a differenza degli altri, tre anime da legare.
Esatto. E quindi abbiamo tendenzialmente tre quest da fare per prendere un punteggio. Il motivo è molto semplice: non ci vogliamo elevare a dei, sebbene abbiamo organizzato, però, ma per il fatto che non abbiamo una controparte noi. Noi giocando non le entrambe, non possiamo splittare l'anima, dobbiamo per forza unirla tra noi. Questa perché è la lore. Noi tre di siamo gli unici che le facciamo entrambi. Tipo. Esattamente. Io queste non le ho lette, le leggo adesso per vediamole, la prima volta. Vediamole insieme, vai. Dai, ti lascio leggere tutto a te, vai. Sconfiggi Chiara con uno starter di tipo fuoco a qualsiasi stadio evolutivo. Nanni, sconfiggi Bugsy con uno starter di tipo acqua a qualsiasi stadio. Fai il full clear della Union Cave con uno starter di tipo erba a qualsiasi stadio. Anche in questo caso ci si completa con un trittico di zone e tipi. Snap, no, prego. Tu snap. Tu Poli dovrei fare questa quest. Il tuo Red Skull sopravvive in una location che altrimenti lo distruggerebbe, ma senza che tu cambi location in alcun modo. L'avversario può farlo, ma contemporaneamente a quando viene giocato Red Skull. In bocca al lupo. Esatto. Sì, sì, beh, in qualche modo si fa. In qualche modo si fa. Nanni deve licciare. Almeno Nanni è patito di leech. Nanni non so perché c'è questo patito di leech. Gli abbiamo dato leech. Nanni deve licciare almeno 6 carte in mano al tuo avversario. Devono essere 6. Se deve licciare 5, non è completata questa. Io devo trovare il tribunale vivente da qualsiasi carta o location che generano carte non presenti nel mazzo. Quindi, per esempio, quindi, appunto, Nick Fury o il Triskelion. Esattamente. Praticamente qualsiasi cosa. Esatto. Nel momento in cui libro. Tutti e tre su entrambi i giochi risolviamo le quest, avremo i nostri 500 punti. Basta semplicemente una persona che non fa la quest in uno dei due giochi. Lo so, ma in realtà noi, cioè, è molto difficile che questo avvenga. Le prime vediamo coppie. Esatto. Le coppie le abbiamo scelte insieme. Abbiamo anche collegato, secondo me, content creator che hanno senso di essere collegate. Abbiamo il binomio Mario Sturniolo Sdrumox, l'abbiamo collegato con Getazza. Ragazzi, adesso vedrete anche le immagini, perché chiaro, le carte chiaro. Sono incredibili. Per Pokémon Mario Sdrumox, perché Getaz fa parte di Quadisnap, dovranno sconfiggere l'ultimo pilato della Torre Sprout con Magmortan o con Electivire. Pitti su Snap deve giocare Spider-Man dal costo di 4 mana e cluggare una location avversaria. Si fanno, si fa. Sì. Gli sì, piace non, Spider-Man? Non è, si fa, si fa. Non è complesso. Non diciamo è complesso. Che le Soul, noterete che a livello del rispetto alle fatiche, rispetto ad altro, si fanno, ok? Si cioè fanno. Si fanno queste cose, quindi non è impossibile portarle a termine, anzi, penso che le più difficili siano le nostre tre, sinceramente. Sì. Ed è giusto così, però. Il Masseo è legato a Za. Per Pokémon dovrà sconfiggere Brock con un Pokémon per il quale ha speso un gettone. Solamente in quel caso là. 5 try a lui, ha 5 try per farla. Per Zano su Snap, l'avversario deve fargli scartare Deadpool dalla mano. Vale anche Sokovia. Ovviamente, cioè nel senso, questo sta a significare che valgono tutti i casi in cui l'avversario ti fa scartare Deadpool, ma anche la location Sokovia ti fa scartare esattamente Deadpool. Tu prendi la tua soul per quanto riguarda Snap. Esattamente. Perché andiamo a livello 2 e vediamo gli altri collegamenti. Abbiamo l'abbiamo linkato con Simone, con Viking. Prego. Matteo deve completare 4 fatiche in una settimana di pill, mentre su Snap deve giocare o affrontare un Hitmonkey con almeno 26 di forza. Bocca al lupo. Nel vabbè. Senso che ci sono cioè, alcune volte è molto semplice se trovi tipo il Kamartage, sì, eccetera. E no, devi iniziare a riprendertelo in mano più volte. Esatto. Altrimenti esatto. Quindi Ago e Viking, chi ti fa per uno teoricamente spera di ti fare anche per, sì, per l'altro, perché altrimenti non prendono i 500 punti. Delmo e il Delmo. Ho visto. Sconfiggi l'ultimo pelato della torre con una Evolution. Evolution. Umbreon, Espeon, pure eccetera. Apposta perché l'abbiamo messo in combo con Ivy, no? Mentre Andrea su Snap deve giocare Mr. Negative gratis. Vale anche se esce da Rock Joe o Calata Sagar o grazie allo swap del picco. Ad Andrea piace bocca tanto Mr. Negative. Gli diamo la soul con Mr. Negative. Oh, e che gli poi non in si dica, come si dice, che poi non si dica che in banca non diamo la caramella. È stata data. Poi deve piace, ovviamente. Giovanni Spone Deluxe con un Brock con un qualsiasi starter a qualsiasi stadio evolutivo, che è stato uno di Pokémon con il quale ha fatto il miglior record. E per Deluxe invece gioca o incontra un Carnage con almeno 17 di potenza. In bocca al lupo. Prego. Bru Ciccio Gamer 89. Poi qui, ragazzi, la Soul Card è incredibile. Sconfiggi tutti i tre nel Del Bosco con uno tra Vaporeon, Lopunny, Gardevoir, Ligidung o Ligiligi. Sono proprio i Pokémon con i quali lui vorrebbe fare sesso. Prego. Sì, esattamente. Ciccio su Snap deve, l'avversario riesce a impedire l'attivazione del tuo Dottor Doom, quindi deve giocare Dottor Doom nel mazzo. Mi auguro che lui non debba avere prio. Il suo Dottor Doom deve essere negato. Eh già, è proprio dall'avversario. Quelli sono alcuni esempi di carte che potrebbero negare l'attivazione di Dr. Doom. E addirittura ho messo Scarlet Witch, che fa diventare, sì, il campo nowhere può in cui succedere. Non si attivano. E
può succedere, poi... è l'avversario che ha fatto questa cosa. Ma io più che il come, vogliamo soffermarci per un secondo in più su Leo Bru Ciccio Gamer. Che è cazzo di duo è? Non lo so. Ma, che, ma a parte che come ci è venuto? Ma poi che bello è? Sembra è naturale. Perché tu pensi che sia un duo snaturato e quindi lo metti insieme. È incredibile. È il miglior duo forse di questa. Bru Ciccio è bellissimo. Nanni Twitch dice prego. Forse questa è un'idea. È stata proprio un'idea. Lui la valigava. Guarda che può darsi. Questo non ti farà scampare da... Il colonnello? Il colonnello col Fazun. Sconfiggi Brock con Vespigen o un qualsiasi stadio finale coleottero. Un qualsiasi livello finale. In una run per qualsiasi biglietto, tranne il primo che è Proving Ground, deve giocare 3 volte di fila Star-Lord indovinando la location. Quindi lui per 3 volte di fila giocando Star-Lord dovrà attivare l'effetto del Guardiano della Galassia. 3 volte di fila è la parola chiave, ricordo sempre. Guarda, cioè... questa se l'è scelta lui. Se l'è scelta lui. Lui crede che assomigli a Star-Lord. Ma non... vabbè. Cioè, sì. Vabbè, siamo perdere. Vabbè, non è vero, però gli abbiamo dato Star-Lord. E vediamo quindi gli ultimi due, ovvero abbiamo Yoshi. Yoshi go... e Gabbone. Capo di Squared. Pokémon deve sconfiggere Brocco con un Pokémon di tipo acciaio acqua, quindi può qualsiasi combinazione di queste. Mentre per Snap il Gabbone deve vincere con la combo Venom e ovviamente Arimzola, distruggendo sia X23 che Wolverine. Quindi deve fare un setup in cui deve fare Arimzola su Venom e Venom dovrà distruggere, una volta che è stato attivato da Arimzola, X23 e Wolverine. Mi permetto di dire che deve sognare, cioè deve comunque pregare oltre che a fare questa cosa, deve apparirci nel cielo la Madonna. No, la farà sicuramente, caro, la fa. Se già mi destroi, ci sta che tu faccia questa cosa. Non so quanto ti costerà, però alla fine la fai. Ne valerà la pena. E infine, l'unico duo, che spoilero, credo sia l'unico duo a memoria. Gli unici due che sono tier 1 entrambi in entrambi i giochi. Sono tier 1 entrambi in entrambi i giochi. Entrambe infatti la pill. Varranno entrambi 40 monete della Fantapill. Ovviamente sono forti entrambi su entrambi i giochi. E quello che devono fare è, per Luca, sconfiggi l'ultimo pelato della torre con il tuo leggendario preferito o del trio a cui appartiene. Spiego. Vuol dire che se lui ha Zapdos può evolvere un Golbat in Moltres o in Articuno o quella settimana alla ruota di prima che gli rende il bonus lo batte via. L'ultimo pelato è molto molto più facile di Brock, ricordo sempre. Per Snap, per il coach invece, la sua sera dovrà essere annullata nello stesso turno in cui sera è giocata, quindi deve giocare sera e l'avversario dovrà giocare o Rogue che li prende sera, Enchantress che li prende sera o semplicemente Mobius. Esatto. Mobius è più semplice perché non c'è un discorso di priorità, mentre Rogue Enchantress c'è un discorso di priorità, vuol dire che l'avversario non deve avere priorità e deve giocare Enchantress su sera. Bocca al lupo. E visto che stiamo parlando di player, quindi di giocatori, quindi di coppie, perché non parlare delle coppie che invece di volersi bene dovranno scannarsi? Abbiamo la prima settimana Leo Bru contro Delmo, credo che si divertiranno. Poli contro il Masseo. Poi Yoshi contro il Fazzone. Io credo che sarà il vero e proprio bellissimo, derby. Bellissimo. Ma ovviamente sappiamo che il Fazzone, Yoshi, Edo è un trittico particolare, quindi la seconda settimana già sappiamo dove andare a parare. E gli altri tre, oddio, non ci sono gli altri tre. No, sono spariti. 1, 2, 3. E mancano 6 player. Ne mancano altri 3. Manca una diapositiva. È andata, ragazzi. Purtroppo è finita la pilla. Abbiamo fallito all'ultimo. No, cazzo, era perfetto. Ancora era prima di fare vedere. Ok, io è assurdo perché non ci sono. Nonostante a loro ci siano, da me non ci sono. Non importa, li diremo a voce. Non è un problema. Un piccolo errore che non dipende, giusto. Non dipende da noi. Quindi prima settimana abbiamo appunto Fazzone Yoshi, Poli Masseo e Leo Delmo. Poi abbiamo Matteo Agostini e Mario Sturniolo o Drumox. L'allievo che ha fronte al maestro, quindi Mario Ago. Poi abbiamo Spawn degli Ainub contro Luca Altena Drod Thunder. Finalmente da amici dovranno rubarsi la bici. E per esclusione l'ultimo è Mattia Attrice detto Atrix contro bellissimo Nanni Twitch. La prima settimana già abbiamo due degli organizzatori che si sfideranno. E non sarà la prima e non sarà nemmeno l'ultima. Ah no, mancano le artwork della... Ah ragazzi, le Soul Card. Bravissimo, cambia così le mostriamo volissimo. Tutti questi abbinamenti che abbiamo fatto dei giocatori sono stati rappresentati incredibilmente da Tullis. Ed eccoci qua, vai tranquillo, fai vedere. Vai. E vediamo le artwork di ognuno di questi. Questa è quella di Titti e Mario e Daniele. E qua invece abbiamo il Matteo e Zano. Queste sono le prime due. Ovviamente abbiamo citazioni da entrambe le parti. Da una parte di Mario e Daniele abbiamo Electivire e Magmortar, che sono due dei loro Pokémon preferiti. E dietro abbiamo ovviamente Titti nella ragnatela gigante di Spider-Man. E dall'altra parte abbiamo uno Slaking in una posizione nostalgica. È nostalgia, petto in fuori, oserei dire petto in
fuori. Ma nostalgica. Uno Zano invece bello tranquillo, con dietro appunto le maglie della Roma e tutte le citazioni ovviamente a, a FIFA. Andiamo avanti. Qui abbiamo Agostini Viking con quella polizia, in realtà non è polizia, è ovviamente dei treni, che è il lavoro di suo, e dietro un Viking completamente psicopatico, impazzito del tutto, cioè andato che ricorda leggermente un po' Hitmonkey, no? Dalla capigliatura, esatto, un po' primate, infatti, che infatti poi ricordano le loro carte che devono e usare. E poi è anche la carta sua, bravissimo. Ti faccio notare qui lui Slaking è un po' come un bannato, infatti lui sì, deve fare quello, la no? Fatica di qui abbiamo Magomortar Electivire, che è la loro carta, c'è la citazione di come farlo. Qui abbiamo Eevee Delmo. Eevee, capisci perché la foto mi piaceva, perché sembrava molto ragazzi, re. Eevee è bellissimo, molto è sovrano, è Mr. Negative, è Mr. Negative seduto sul trono. E qui il primo flame a Delmo, che è un Pokémon, è un po' vabbè, ma non ci, ma ci farà il caso, ma lo cancelleremo da questa pill, non ci devi preoccupare. L'unico che non sembra lui è il Delmo, vabbè, ma comunque è fatto apposta, è tutto, è tutto stigmatizzato apposta. Poi abbiamo Ainube Deluxe in bellissimo, questa crasi tra Venom, Carnage e ricordate dietro, ragazzi, Deluxe con la fatica di Carnage, e quindi c'è questo Deluxe tutto incarneggiato, no, metà Delu e metà Carnage. Il motivo per cui dietro abbiamo una sorta di Tarzan è perché non avete idea di che foto ci ha detto di mettere Spawn in app, e tra poco lo vedrete. Vediamola poi, vediamola, perché insomma, è Tarzan, 100% Tarzan, anche segnalabile secondo e me. E qui invece abbiamo Leo e Ciccio, dove abbiamo appunto tutti i Pokémon, questa enorme Lopunny al centro, è un Dottor Doom che poi la appunto fatica rappresenta di Ciccio, Ciccio era che Dottor Doom deve essere negato, e c'è Ciccio vestito da Dottor Doom, esattamente. Bellissimo. Esattamente. Andiamo avanti con Fazzone Tatillo, con questa metà sopra, appunto, questa somiglianza inesistente con Star-Lord, che vabbè, non sa esatto per quale motivo, e sotto invece la metà di Vespiquin, che rappresenta il Fazzone, sì, con quella testa. Con il sound alert delle sub, no? Con la, esatto, con la sigaretta anche perennemente in bocca. Yoshi Gabbo, due bestie, due enormi animali, bisonti, sì, giganteschi, mastodontici, con appunto Yoshi in posizione molto ferrea, molto zen, e un Gabbo invece particolarmente incazzato dietro, con questo braccione gigantesco. Venomizzato. Esatto, che poi appunto è la fatica di Venom. Ultime due, che sono la nostra, che vedo adesso per la prima volta. Sì. Non, io non lo sto vedendo perché è l'unica che non ho visto. Tuono Coach Crono. Io vi faccio notare quel Raikou ai piedi di quel Coach Crono, stile appunto Thanos. Il trono bellissimo, seduto ad aspettare, e il suo animale da compagnia, che è niente proprio di meno che uno dei leggendari Luca più forti. Luca l'animale. Vabbè, che comunque ci sta Luca un animale, non è che perfetto, di quelli. E la nostra, che vedo per la prima volta adesso, che ci viene citato il vivente a tre teste, no, come noi, sì, in questo caso organizzatori, e i tre bellissimo starter che ci rappresentano, molto bella, e noi bellissimo, che c'è il vivente con noi tre, e bello, poi erba, fuoco e acqua, esatto, che snappiamo quasi di fronte alla scritta Fantapil, molto bella, genio. Bella. Molto bella, molto bella. Io credo che quello al centro sia tu. C'ho la sigaretta in bocca, credo, sì, che sia io. Perché giustamente vivente, la rappresenta di più. Di fianco sì, sono sì, io, e dall'altra è Nanni, perché Nanni è pelato, quindi col cazzo che mi rappresenta. Esatto, capisci al volo. Io dico che è giunto il momento di capire, di dire ai giocatori perché voi dovreste guardare la pill, perché voi dovreste giocare, oltre al contenuto gratuito offerto, figli della... No, beh, oltre a tutto quello che offriamo. Gratuito lo ribadirei, sì. Perché adesso iniziano ad arrivare quelle piccole bombe di cui si parlava. Per le build di Pokémon e per la build di Snap, i giocatori combatteranno per dei premi, per qualcosa di tangibile, e per una volta lo faranno sia i giocatori che in Fantapill, con qualcosa di bello e che sicuramente vorremmo avere. Partiamo da Pokémon, e per Pokémon abbiamo qualche piccolo premietto. Cardland è un sito che ha deciso di supportare la pill da questo punto di vista, e ha deciso di fornire 10 box del set di carte 151, set delle originali 151 carte, al vincitore della pill di Pokémon Fantapill, quindi per voi utenti, anche per chi guarda Snap vi converrà, perché sono 10 box di Pokémon. Sì, sì, sì. Uno prende nel caso, magari vince, no? 5 al primo classificato, 3 al secondo e 2 al terzo. Quindi 10 box alla fine fai... spediti da loro, per il quale già nel mio video almeno metterò il link, appunto durante tutta la pill avremo modo di vedere prodotti di Cardland e ciò che ci spideranno. Poi un ragazzo che si chiama Mirko, che salutiamo, che starà sicuramente guardando la live, che ha un'azienda, si chiama Showroom, cioè scarpa, e sta creando, e purtroppo non abbiamo la possibilità di dimostrarvela perché non è ancora disponibile, e la vedrete nei prossimi giorni dai profili ufficiali della Fantapill, una scarpa che andrà direttamente al vincitore della Fantapill, solo una. Stiamo parlando di una scarpa da tante, tante.
tante centinaia di euro, completamente tematizzata a tema Pokémon. Ora va molto di moda farsi le scarpe custom con i Pokémon sopra. Ho fatto fare un set di Pokémon estremamente enormi, che è difficile che non ti piacciano, e questo paio ovviamente verrà dato direttamente a il vincitore della Fantapil. Presto, tramite social ufficiali e noi, vi faremo vedere di cosa stiamo parlando e del perché questa cosa è figa. Mi dispiace non potervelo mostrare qui. Infine abbiamo Corsair, che questo vale sia per Pokémon che per Snap, sarà il cosiddetto sponsor tecnico. Corsair si è offerta di fornirci delle cuffie, dei mouse a me, Mattia e Nanni, con anche un track link per poi eventualmente, se volete shoppare con Corsair eccetera eccetera, e ci supporteranno ufficialmente, come fanno le aziende serie, hanno lo sponsor tecnico, come la Ferrari, quelle robe lì. Hai capito? Anche noi abbiamo Corsair che vuole supportare le 6 settimane di PIL. Come ho detto prima, che non è scritto qui, il vincitore di Pokémon, il player, si becca l'album in pelle stampato con tutte le carte, quello che Enrico ha spammato in live prima da te e adesso di nuovo da me. Quello lì verrà stampato e dato uno solo al vincitore, unico, invece della medaglia, che magari faccio fare comunque perché in realtà è quasi tipica, c'è questo. E per Pokémon avremo finito... Questa, ragazzi, è l'app Fantapil, l'app di cui vi sto parlando, e vi invito ancora una volta a andare sugli store a cercarlo, aspettare dei link in descrizione dei nostri video a scaricarla, e quando sarà possibilità di scaricarla vi mostro come funziona. Una volta che entrate all'interno dell'app dovete scegliere, siete obbligati a scegliere tutte e due, ma scegliete quale per prima. Partiamo per esempio da Snap e sceglierete i giocatori che comporranno la vostra squadra. Abbiamo quindi i prezzi, i tier 1 sono quelli che costano 40 monete e che ci si aspetta facciano più punti. In questo caso le persone sono Tatillo, Coach Crono, Atrix. Penso di iniziare già a sentire il flame di chi non vi non soffermate è sul valore delle monete, okay. Perché io avevo messo tantissime a 40, però poi per una questione di compravendita l'ho dovuto scalare a 30. Non è che quelli che costano 30 sono più forti di quelli che costano 40, per carità di Dio. Questi sono i giocatori, voi dovrete comprarne necessariamente 3. Potete avanzare soldi, vedete in alto ci sono le monete. Mattia, dimmi una squadra Massimo che vuoi. Vai. Ivy Live, Coach Crono e Zano. Questa è la squadra di Mattia, per esempio, un esempio, chiaramente. Beh, quando tu scegli un giocatore puoi anche vedere le sue relative skill. Cosa sono le skill? Il suo dei metodi aggiuntivi di fare punti. Ok, adesso non sono state riportate ancora perché l'app non è pronta. Però per esempio Coach ha, se tu lo scegli, scegli anche una skill, io adesso lo farò, e ti permette di guadagnare di punti extra se lui la completa. Esempi. E saranno tutte queste skill diverse completamente per ogni giocatore. Esatto. E per loro dovranno sceglierle per prendere più punti, no? Quindi se io scelgo Coach, che è il mio capitano, a parte che mi dà il doppio dei punti, ti ho messo Coach capitano come test, ti darà il doppio dei punti lui, e in più le sue skill, se completa la più difficile perché tu pensi che la faccia, ti dà il doppio. Quindi comunque scegliere la mossa greedy può dare una ovviamente soddisfazione. Ragazzi, ve lo dico, il Coach non è che deve fare la skill perché tu l'hai selezionato. Chiaro. Però il Coach sa quali sono le sue skill, quindi volendo, se vuol dare una mano alla gente che l'ha messa in formazione, potrebbe forzarla. Può essere un buon capitano, se no può decidere essere un buon capitano perché gioca semplicemente bene. Una volta scelto uno dei due giochi si è obbligati, per via del link tra le due competizioni, a scegliere anche di Pokémon, appunto si illumina. Infatti vedi che è in bianco e nero perché ancora non hai selezionato entrambe. Scelgo una squadra anche quante qui. Quante monete mi ci date a me? Oh? Quante cazzo è... Ma come 20? Ma te me ne date 10? Me ne date 10? Che cazzo è? Ma mi hai dato 10 a me? Ma che cazzo vuoi? Scusa. No, mi sono rifatto. Potevo metterti a 10. Sono stato fin troppo buono. Comunque sia, compriamo. Facciamo. Guarda che bella la foto di Giovanni. Sì, guardala. Ma come? Hai capito perché? Hai capito perché abbiamo disegnato primate, come tazza? Un primate. Allo stesso modo si sceglie, una volta fatto questo. Tanto è il mio team fake. Questo, una volta scelto questo, si scelgono le skill. Uguali, ovviamente per Pokémon, facili, medie e difficili. Boom, fatto. Entri in Fantapil. Come funziona? Vedi al centro, se sei su Pokémon, la tua squadra, la tua formazione, che potrete e, porca troia, dovrete condividere sui social la vostra formazione. Mi girano i coglioni perché abbiamo creato la cosa apposta. Bello! Ti si crea? Vabbè, adesso lascia perdere la qualità di Leo Bru e di Spawn. Ti si crea apposta la scena e tu potrai in automatico condividere e taggare Leonardo Bru, il Masseo e gli Ainub per fare capire a loro che fai il tifo per la persona in caso. E li taggate su Instagram. Esattamente. Poi abbiamo in alto la posizione, in questo caso sono da solo, quindi sono primo, 200 punti, la mia squadra, lo switch a Marvel Snap sopra che adesso vediamo. In alto a destra, sì. E i primi due versus della settimana. I primi saranno Tuono, Spawn, Atrix, Nanni. Tu Mattia, la prima settimana devi gestire due versus e farne uno di Pokémon. Perfetto. Come è possibile? Ipotizzando di voler fare una bet, visto che tutti avranno minimo 200 punti per poter bettare fin da subito, betto su Tuono perché tanto palesemente vinco, betto 90 punti, che cazzo ne so. Una volta fatta la bet, confermi bello, perché deve essere ovviamente... Ragazzi.
e ogni 10 secondi si aggiorna il counter della bet. Le bet ovviamente saranno disponibili e verranno fatte vedere ogni volta di canale in canale. Sotto abbiamo il regolamento, social della Fantapill ufficiali che se volete seguire, il gruppo Telegram per cercare le leghe e tutti i giocatori. Nel caso specifico tutti in ordine del loro punteggio. Se clicchiamo su un giocatore vediamo le skill della sua settimana, se le ha completate, e a che punto è nell'ultima run che ha. In questo momento lui sta andando verso la Torre Sprout. Vedi l'omino che cammina verso la Torre Sprout? Sta andando lì. Lì ci sono i suoi preferiti che ha comprato durante l'asta della settimana scorsa, i suoi bonus e i malus della settimana e la sua soul card, se l'ha completata o meno. Che è la nostra, esattamente. Sotto abbiamo anche tutto l'album colorato a modino, che se il mio PC reggesse farei vedere un attimino meglio. Una cosa importante ovviamente è la classifica, i punti fatti, i tentativi svolti e calendario delle giocate. E anche una cosa sensata, ovvero il riepilogo dell'album. Per vedere a che punto sono i giocatori con le carte, per farsi un'idea, ok, Nanni è primo, ma quante carte ha fatto? Sotto vedrete la carta e quel piccolo pallino che rappresenta chi l'ha fatta quella carta. Per esempio, questa per test l'abbiamo fatta io e Nanni. Siamo noi ad averla fatta. Man mano che la carta viene fatta, si popolano di pallini di chi l'ha fatta. Ovviamente questo vale solo per poco, perché le carte su Snap non ci sono, o si fanno o non si fanno. Le leghe, questa è una cosa importantissima per noi streamer. Noi potremmo creare una lega per i nostri sub, community, gruppi Telegram, dove sostanzialmente la creiamo, diamo un codice di accesso. È una specie di gilda, regà, praticamente. Esatto, loro giocano e giochi solo con le persone che vuoi. Tipo tu, Atrix, ti fai la lega degli snappers, che dicono una cagata, fai entrare 500 persone e dici chi arriva primo nella lega della mia community vince 50 euro. È una cosa tua, per esempio. È una cosa che faresti tu, no? Un atto di generosità verso un tuo abbonato. 8.000 gold. 8... E poi mi dà la second dinner, a me che... Vabbè, allora questo è teoricamente comunque giusto. Scusa, non ho capito. Questa è, come se fosse poco, tutta la pila. Ogni settimana, la domenica, vi vengono assegnati i punti della settimana appena passata. E qui in alto vedrete un log che si genererà ogni domenica dei punti fatti e chi ve ne ha fatti. Quindi vedrai, Coach Crono me ne ha fatti 80, più la skill 80. Era capitano per 2, 160 per 2, 320. Poi Zano te ne ha fatti 150, Evi te ne ha fatti 130. Somma, hai 1500 punti. Ovviamente le bet saranno aperte fino al momento in cui c'è il versus e poi verranno chiuse fino alla fine del verano. Non è che uno metà versus betta perché sta vedendo che perde, chiaramente. Certo. E basta. E Mattia, grazie, questo caro. È tutto. Io ricordo sempre i player, gli utenti, seguitela, perché nei social rilasceremo le info, l'app, le novità, perché i giveaway saranno precisi dagli streamer, quando, come, attuali cose che non abbiamo spoilerato stasera. Sì. E l'app è già disponibile se volete scaricarla, sebbene non aggiornata, però tanto l'aggiornamento arriverà sabato e domenica e potrete già fare la formazione. State attenti, la formazione che fate domenica e il giorno dopo vi sta sul cazzo Atrix e cambiate idea, è quella definitiva. Metenete, comprate e via. Questa è la Pill 4, in partenza 6 novembre per Pokémon, 7 alle ore 9 di sera per Snap. Ovviamente io ricordo che con noi ci deve essere Nanni, che ha la febbre, ma prendo due parole per ringraziare la Matrix, che è pagata, a parte i meme, per fare tutto questo, che ci ha gestito questa presentazione, tutte le grafiche, l'app, tutto quanto. Per carità, costa, ma come vedete di sicuro la qualità si vede. E la Matrix, oltre alla Matrix intendo anche Raffaele, che ha gestito i regolamenti visti stasera, Enrico della Matrix, che sarà sempre vi conviene imparare a conoscere, R96, Rimperius e Tullis, che li vedrete questi Tullis nomi, lo e quello che io chiamo il nano nascosto, come cazzo si chiama, l'ognomo nascosto, che è Marco, vabbè, perché non si vede, è un Matrix ma non si vede, perché è colui che fa tutte le grafiche a livello di web design, fa tutto il web design delle grafiche, però lui si vede poco, si chiama Li Vuoi Quei Kiwi su Twitch, se lo vedete è lui, però è un po' più timido, lui sta un po' più per le sue e, però è un Matrix anche lui a tutti gli effetti. Sì. Bella Matti, anche alla chat, ciao, un bacione, ciao ragazzi, ragazzi, anche a voi dall'altra parte. Ciao. Ehi, ma stai buono, capo? Ma dove vai? E devi andare a iscriverti all'OnlyFans di Luce Luna. Ma stai calmo, no, capo? E dai, guarda quanti bei video ti stiamo proponendo qua sotto. Cliccane uno, dai un occhio e poi magari ne vedi un altro. E così rimandi il peccato un altro giorno. Dai.